Bene, buongiorno, 9 giugno 2020, è un martedì, sì, martedì. Velocissimamente andiamo a vedere quelle che sono state le notizie, sono state tante anche di livello nazionale, abbiamo appena ascoltato il TG1, le notizie che riguardano notizie di cronaca, di politica e anche di attualità di quest'oggi. 9 giugno 2020. Andiamo con la sigla. Bene, partiamo immediatamente con quella che è la notizia del giorno, su un'operazione della DDA di Reggio Calabria, coinvolti 8 politici, 2 laboratori AVR, commissariata l'AVR anche l'ASE, quindi due aziende. Adesso andiamo a vedere quella che è stata la diretta che ho mandato questa mattina, rivediamola. Ecco, adesso la facciamo partire. Facciamo partire la diretta. Eccola qua. Indagine AVR, tutti i politici reggini coinvolti. Adesso vi diremo anche i nomi. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coadiuvati dal Reparto Operativo Carabinieri per la Tutela Ambientale di Roma, hanno notificato un avviso di conclusione indagine emesso dalla DDA Regina a 13 indagati. Tra questi figurano anche 2 dipendenti dell'AVR accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di Francesco Antonio Purrone e Giglio Genoese. Tra gli amministratori pubblici, oltre a Catalfamo, all'epoca dei fatti dirigente del settore viabilità del comune di Reggio Calabria, e Neri, vice sindaco, sono indagati l'ex consigliere regionale Giovanni Nucera, l'assessore comunale di Reggio Calabria Giovanni Muraca, i consiglieri comunali di Reggio Calabria Filippo Quartuccio, che è anche consigliere metropolitano con delega alla cultura, Rocco Albanese, Antonino Castolina, anch'egli consigliere metropolitano con delega al bilancio. Poi ancora Fabio Scionti, ex sindaco di Taurianova, comune sciolto nel dicembre scorso dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Sono variamente indagati in concorso con l'amministratore delegato di AVR Claudio Nardecchia e 2 responsabili della stessa società, Enzo Romeo e Veronica Caterina Gatto, di aver esercitato indebite pressioni per ottenere l'assunzione di personale segnalato, ovvero per aver posto in essere atti di corruzione allo scopo di agevolare la società nei rapporti con la pubblica amministrazione al fine di ricevere indebite utilità. Martedì 9 giugno 2020, insomma, questa è la notizia della giornata. Tanti, insomma, si possono fare adesso davvero tante, tante riflessioni. Ma i fatti sono questi, i nomi che pesano come macigni adesso su quella che sarà l'evoluzione della politica della Comune di Reggio Calabria, della città metropolitana, ma anche della Regione Calabria, perché la Catalfamo è assessore alla Regione Calabria. Insomma, è una situazione abbastanza imbarazzante un po' sia a destra che a sinistra. Quindi un ciclone che travolge sia la città metropolitana sia Palazzo San Giorgio e per certi versi anche la Regione Calabria. Insomma, questo è il quadro, vi abbiamo dato i nomi e ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso della giornata. Intanto, tra gli indagati c'è anche Antonino Castolina che è qua a fianco a noi, poi magari proveremo a sentirlo, ma probabilmente in questo momento si starà leggendo le carte per capire di cosa si tratta. Bene, per il momento è tutto. Questo è l'aggiornamento dell'Arcere. A più tardi. Questo era l'aggiornamento che ho fatto questa mattina a mezzogiorno. Avete visto nell'orologio di Palazzo San Giorgio, erano mezzogiorno spaccato, insomma, un mezzogiorno di fuoco questo per la politica regina. Sicuramente avrà delle ripercussioni anche in quelle che sarà,
quello che sarà l'election day. Poi bisogna vedere il proseguio delle indagini, insomma la situazione comunque non è da sottovalutare, quindi è una situazione molto molto delicata, insomma staremo a vedere. Cercheremo in questi giorni, per quello che è possibile, di sentire sia il vice sindaco Armando Neri, Castorina, Quattuccio, Muraca, cioè tutti, anche Fabio Scionti stesso, cioè tutti i politici coinvolti in questa, in questa, in questa operazione. Ieri, adesso cambiamo pagina. Cambiamo pagina, intanto vediamo quando scupa para. Ah, quando scupa para. Vabbè, io non l'ho capito la battuta, però va bene. Intanto salutiamo Adone, salutiamo Giovanni, male, malissimo, sì, molto male, perché comunque sono, a prescindere che noi siamo garantisti, quindi sono indagati, dovranno rispondere poi di quello, dei reati che per i quali sono stati indagati e che gli vengono contestati, ma insomma il momento non è semplice. Anche la Catalfamo stessa, dirigente apprezzatissima, adesso assessore addirittura regionale, insomma anche per Iole Santelli la situazione non sarà semplice, quindi insomma bisogna aspettare, poi è sempre il tempo che ci dirà come si evolvono, come possono evolversi le situazioni. Intanto vediamo di cambiare pagina e di andare a vedere un'altra, che è una notizia abbastanza importante, nel senso che c'è stata, diciamo, ieri c'è stata la, ecco, vedete, in sovraimpressione già quello che vi voglio far vedere, diciamo c'è stato, è stata ufficializzata la promozione della regina in Serie B, e sin qua tutto ok, nel senso che benissimo, si è entusiasti, insomma la cosa può far piacere, ci si entusiasma, però non dobbiamo dimenticarci che siamo sotto coronavirus, nel senso che siamo sotto pandemia e ci sono alcune regole che vanno rispettate. Quindi al di là adesso poi di quelli che possono essere, già leggevo qualche commento, dice sì, adesso vabbè, andiamo a vedere quello che hanno fatto il 25 aprile, adesso andiamo a vedere quello che... Cioè non è che se uno fa una cosa sbagliata, quello che fa di sbagliato viene comunque giustificato da un'altra cosa sbagliata. No, sono entrambe due cose sbagliate, non ne fanno una giusta. Il senso è questo, per cui se il 25 aprile hanno fatto, qualcuno ha commesso degli errori, sicuramente è stato perseguito o sanzionato così come previsto dalla legge. E diversamente non facciamo mai il ragionamento, perché non sono stati sanzionati il 25 aprile, noi non dobbiamo essere sanzionati, perché ieri a Piazza Duomo abbiamo visto scene rispetto a quello che è il divieto di assembramento, abbiamo visto scene orribili. Poi noi capiamo l'entusiasmo, ci mancherebbe pure, però attenzione, è dura l'ex sed l'ex, nel senso che ricordiamo che la pandemia non riguarda solo noi, quindi il nostro entusiasmo va benissimo, noi possiamo anche urlare, saltare, fare salti di gioia, le capriole, però a casa nostra, nel momento in cui sappiamo che il nostro comportamento può mettere a rischio la salute di altri e poi a cascata di tante altre persone, e non va fatto. Quindi cioè, secondo me bene ha fatto il questore ad applicare quella che è la legge, e intanto a identificare questi assembramenti. Fra gli identificati ci sono dei calciatori della regina, dei tifosi e anche dei giornalisti. Io personalmente non mi sono recato a Piazza Duomo, ma per scelta, perché comunque non posso andare, non posso dire per diritto di cronaca vado e faccio i video o le interviste dove c'è un assembramento. So che è vietato e non sono andato, infatti così è stato, ma non per farmi bello o altro, perché comunque le regole valgono per tutti. Valgono, ha detto anche il questore che adesso sentiamo nell'intervista, valgono anche per i poliziotti. Non è che i poliziotti sono immuni, nessuno è immune dalla legge. Immuni è solo l'app
che al momento è volontaria, ma dell'app Immuni ne parleremo. Anche calciatori colpevoli, sì, perché comunque, Giovanni, secondo me non dovevano andare lì in piazza. I calciatori sicuramente organizzeranno qualcosa per giustamente per gratificare i tifosi, per gratificare la città, ma certamente non è giusto che siano andati lì a Piazza Duomo. È chiaro che il tifoso poi si lascia prendere, si lascia coinvolgere dalla cosa, insomma è abbastanza difficile, però le cose purtroppo io da giornalista le devo raccontare. Cioè, due calciatori che vanno lì dove ci sono i tifosi che stanno festeggiando, è chiaro che scatenano l'entusiasmo al massimo. Poi, ripeto, c'è stata una violazione di quella che è la norma, sono stati identificati e sono sanzionati. Quindi per noi è una notizia, poi tutte le polemiche, ognuno può giustificarla come caspita, gli pare e piace, ci mancherebbe pure, però nessuno può dire che non c'era assembramento, lì senza mascherine, senza distanza, centinaia di persone che si urlavano addosso. Cioè, voglio dire, io vi ricordo, e l'ho detto anche nell'intervista che adesso vi faccio ascoltare con il questore, il dottor Maurizio Vallone, l'epidemia è partita da un singolo uomo. Un singolo uomo dalla Cina ha messo KO un pianeta. Adesso noi calabresi abbiamo avuto, per grazia del Signore o per tanti altri motivi, la fortuna di non avere molti contagi o comunque contenutissimi. Cioè, che facciamo? Ce la giochiamo perché sì, la regina è andata in Serie B? Vendiamo, facciamo le cose, facciamo i caroselli con le macchine, io l'ho detto anche ieri, ma non stiamo assembrati. E poi i calciatori, secondo me, lì sono stati forse anche loro presi dall'entusiasmo, cioè, perlomeno inopportuni ad andare lì in mezzo ai tifosi. Però questo vi raccontiamo, adesso sentiamo quella che è l'intervista al questore di Reggio Calabria da parte dell'arciere Luigi Palamara. E nell'intervista sentite che qualcuno copia le domande e poi nei servizi che monta le fa sue, e questo non ci fa che piacere. Quindi ci copiano, poi le tagliano le domande e le fanno proprie alcuni colleghi. Questo non va bene, non va bene, ma adesso le sentite e poi vabbè, noi lo sottolineiamo, ci fa piacere che ci copino, quindi evidentemente sappiamo cogliere nel segno meglio di chi ci copia. Adesso sentiamoci l'intervista. Ecco, ieri si festeggiava la regina, c'è stato un assembramento piuttosto notevole a Piazza Duomo. Ma, ecco. No, c'è stata soltanto un momento di fibrillazione, diciamo, e di maggiore assembramento quando sono arrivati due giocatori della regina. Il resto del momento, di tutta quanta la giornata, si è svolto invece in maniera molto ordinata, con una persona in una maggioranza, stragrande maggioranza di loro avevano le mascherine e hanno mantenuto un certo distanziamento. Solo nel momento in cui sono arrivati i due giocatori della regina si è avuto chiaramente un attimo di folla intorno a questi giocatori e stiamo prendendo provvedimenti. Ecco, ricordiamolo che è bastata una sola persona a infettare tutto il pianeta, appunto. Quindi noi per fortuna siamo stati fortunati, sì. Però insomma... Gli uomini preposti al servizio di ordine pubblico sono intervenuti prontamente, hanno disperso un assembramento, hanno identificato le persone che c'erano da identificare e che saranno sanzionate. Grazie. Della regina c'è stato chiaramente un concentramento di tifosi davanti alle sede e allo shop della regina, ma tutto quanto per gli uomini. Occhio che adesso qua c'è chi copia la domanda, osservatelo bene. Anzi, osservatela bene. Quindi nel quale sono arrivati due giocatori della regina e chiaramente hanno creato un po' di affanamento intorno a loro. Sono subito intervenuti. Gli uomini che hanno proposti al servizio hanno diradato l'assembramento, abbiamo identificato alcuni dei soggetti che saranno opportunamente sanzionati. Ecco, i giocatori saranno sanzionati? Questa è la domanda. L'assembramento saranno ovviamente sanzionati via via che li identificano. Giocatori compresi? Ecco chi copia. Anche giornalisti? Anche giornalisti, sì. Si comportano male, possono essere sanzionati, anche i poliziotti se si comportano male possono essere sanzionati, non ci sono riserve particolari.
Ecco, non ci sono riserve particolari per nessuno, giocatori, giornalisti e tifosi identificati e sanzionati. Probabilmente si farà anche utilizzo di quelli che sono i video per sanzionare chi merita di essere sanzionato, perché comunque sono, ripeto, degli atteggiamenti un po' irresponsabili. E molte attività commerciali oggi si lamentavano, dicevano, beh, noi stiamo attenti a far entrare uno a uno nei bar e poi dobbiamo assistere a quelle scene, quindi insomma è anche un po' una forma di rispetto per chi, sì, l'entusiasmo del calcio va bene tutto quello che volete, però non va bene quando si tratta della salute delle persone. Ricordiamo che di coronavirus sono morte tantissime persone, migliaia di persone, quindi insomma cerchiamo di essere un po' più responsabili e meno egoisti, nel senso che l'entusiasmo, io ho visto l'entusiasmo di alcuni ragazzi, li ho ripresi, li ho mandati, magari adesso poi li rivediamo vicino alla gelateria Cesare, ma erano un gruppo di 6 o 7 ragazzini, ma tutti distanziati, anche a parte qualcuno che era senza mascherina, però erano distanziati, lì non c'era l'assemblamento, eppure hanno festeggiato, avevano una bandiera, si sono divertiti. Cioè il carosello bisognava farlo in macchina e non andando tutti a Piazza Duomo a fare cose, a urlare la gioia. Cioè, cerchiamo di, io per l'amor di Dio, mi piace il calcio, mi piace esultare, amo la regina come voi, tutti siamo tifosi della regina, abbiamo il cuore amaranto, ieri sicuramente a tutti noi è battuto forte il cuore, però nello stesso tempo bisogna essere sempre presenti a se stessi e nessuno ci dà il via libera di non rispettare quelle che sono le norme, quindi le sanzioni ci stanno tutti, secondo noi bene ha fatto il questore, ha gestito anche senza creare comunque confusione la situazione, purtroppo non poteva impedire l'assembramento anche se è stato per pochi minuti, però bastano pochi minuti se c'è un infetto senza creare allarmismi, questo poi lo vedremo fra 2 settimane se ci sarà qualche infetto o meno. Noi crediamo di no, perché comunque grazie a Dio Reggio Calabria ha quasi 0 contagiati, per cui, però non si sa mai, cioè, voglio dire, e in ogni caso se ci sono delle regole vanno rispettate. Voltiamo pagina, adesso una bella notizia per le volanti della Polizia di Reggio Calabria, si cambiano le macchine, dalle Seat si passa alle Alfa Romeo Giulietta, nuove di zecca, cambio automatico, quindi i poliziotti hanno tutti i comfort per svolgere la propria attività sul territorio, di pattugliamento del territorio, del controllo del territorio. Adesso andiamo a vedere questa nuova macchina nel servizio che abbiamo girato questa mattina e che adesso vi proponiamo integralmente. Facciamo partire il servizio, eccolo qua, dura 5 minuti, ma è bello da vedere. Insomma, Giulietta e Alfa Romeo, la Polizia di Stato, sono una bella accoppiata, anzi un tris, Giulietta, Alfa, Romeo e Polizia di Stato, anzi un poker, abbiamo fatto poker, eccoli qua. Sì, sono la velocità, la cilindrata. Sono delle 2000, cambio automatico, questa è un'altra grande innovazione di questa macchina. Per la prima volta la Polizia di Stato adotta le macchine e volanti con il cambio automatico, quindi non ci sarà più il cambio ordinario, ma ci sarà il sequenziale come cambio automatico. È una grande innovazione che richiederà anche un po' di formazione da parte dei nostri operatori, ma tende a risparmiare manutenzione chiaramente, perché i cambi erano soggetti frequentemente a problemi di manutenzione, e quindi potremo avere un ciclo di vita molto superiore dell'autovettura. Anche meno stress per chi guida, diciamo. Per chi guida sarà molto più semplice, soprattutto guidare nel traffico, soprattutto nelle grandi città. Insomma, in tanti si chiedevano il perché c'era la Seat Leon e non una macchina italiana, perché sappiamo che si fanno comunque degli appalti pubblici, sono, e quindi è quello che vince la gara europea. Stavolta, per fortuna, tra virgolette, siamo italiani, insomma la Giulietta è anche una macchina prodotta in Italia, questo è un grande vanto. Poi le proprietà dei marchi ormai sono un pochettino internazionali,
ma sicuramente questa è una macchina prodotta dagli stabilimenti italiani, e che è certamente un grande vanto per l'economia e per l'attività dell'industria automobilistica italiana. Ecco, i suoi poliziotti sono rimasti contenti della... Sembra proprio di sì, ancora oggi sono arrivate le macchine, ancora le devono cominciare a utilizzare, ma le prove che abbiamo fatto in questi mesi sono sicuramente molto soddisfacenti, una macchina molto sicura, una macchina molto affidabile. E anche confortevole. Anche confortevole, cioè, insomma, non è grandissima come tutte quante le medie e berline, ma sicuramente è confortevole. Grazie. E poi abbiamo ovviamente il trasmettitore, l'apparato radio e tutto il resto, la coscia, le catene, ovviamente per le situazioni all'interno della macchina, 12, porta la M12, che c'è un alloggiamento ovviamente dove gli operatori, che gestisce tutta la macchina, dove possiamo accenare ovviamente i lampeggianti e in base alle situazioni le... Sicuramente questa è una macchina prodotta dagli stabilimenti italiani, e che è certamente un grande vanto per l'economia e per l'attività dell'industria. L'importante è... Vai, vai. Sono fermi, controllate. Si vede anche in questo. Diciamo che rispetto al passato abbiamo un allestimento interno un pochettino più curato e più creato per la sicurezza degli operatori. Ci abbiamo lavorato un anno intero, nel mio precedente incarico, ci abbiamo lavorato un anno intero per poter ottenere il maggiore comfort possibile per gli operatori e soprattutto la migliore sicurezza per chi sta lavorando in mezzo alla strada, perché ricordiamoci sempre che nel nostro lavoro il più alto indice di mortalità è dovuto agli incidenti stradali. Quindi non ai conflitti a fuoco, bensì agli incidenti stradali, per cui dobbiamo sempre tenere conto, particolare attenzione alla sicurezza degli operatori su una strada e anche alla possibilità poi di portare in sicurezza e senza danni una persona che eventualmente viene fermata, viene arrestata. Di queste macchine, queste sono le prime due che sono arrivate, ne arriveranno circa 40 nel giro del 2000, nel corso del 2020, inizio 2021, e man mano andranno a sostituire integralmente la flotta di SEAT, che ormai ha qualche anno, man mano che il numero di chilometri o gli anni di servizio li porteranno a essere fuori uso. Quindi in tutta Italia questo sarà il modello delle autovetture attrezzate per il controllo del territorio della Polizia di Stato per i prossimi 5 anni almeno. Ecco, mi dispiace, non avevo attivato il microfono. Allora, per i prossimi 5 anni vedremo le volanti della Polizia di Stato rappresentate dalla Giulietta dell'Alfa Romeo. Quindi è una bella macchina. Adesso siamo in chiusura, vi abbiamo dato così le tre notizie
non tanto flash perché 25 minuti, facciamo questo che è un meno male. Venite a trovarci. Venite. Grazie. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ecco, venite a trovarci, lei è la nostra città, Reggio Calabria, Reggio Calabria 9 giugno 2020, finisce qua questo, una specie di TG flash sperimentale, frecciate flash, quindi FG, frecciate giornale, anzi GF, giornale flash, frecciate GFF, dobbiamo trovare anche una sigla, va bene, ci penseremo dopo. Allora, a proposito di sigla, la sigla e i nostri saluti, appuntamento alla prossima. I'm gonna try to get it out.